Mister Kinder, adesso andremo a salvare la principessa. Oh, Sofia, un po' di silenzio. Sto cercando di studiare, mannaggia. Scusa, Jenny, ora sarò più silenziosa. Grazie, Sofia. E adesso cos'è questo rumore? Anch'io ieri ho sentito questo rumore e mi sono spaventata. Poi il nonno mi ha detto che è la caldaia che deve caricare l'acqua. Andiamo bene. Io non riuscirò mai a studiare in questa confusione. Meglio che mi trovi un posto tranquillo. Proviamo qui in salotto. Mi sembra che non ci sia nessuno. Già, hai ragione. Non ci avevo mai pensato a questa situazione. Già. Dai, raccontami anche quell'altra volta del supermercato. È troppo forte. Sì. Che confusione che fanno quelle quattro. Niente, dovrò cercarmi un altro posto. Volete ancora un po' di tè? Ehi, nonna Rose, mi accenderesti la TV? Una mia amica dell'asilo mi ha detto che oggi iniziamo i nuovi episodi della dottoressa Peluche. Oh, mi dispiace tanto, Sofia, ma a quest'ora io devo guardarmi la mia telenovela. Oh sì, ho cominciato a guardarla anch'io ed è molto appassionante, non possiamo perdere la puntata. Oh no, ora che faccio? Forse una soluzione c'è, noi ci guardiamo la puntata e ti registriamo il cartone animato con il videoregistratore. E che cos'è? Una tecnologia antica? Oh mamma, siamo così vecchie? Allora Sofia, questo aggeggio serve per registrare i programmi dalla TV. Basta collegare i cavi e il gioco è fatto. Dovrai solo trovare il libretto delle istruzioni e il cavo della corrente. Oh mamma! No, qui no, qui. Eccoci, ho trovato i cavi, Sofia. Sofia? Sofia! Ma dov'è andata? Cavoli, io non saprei dove andare, anche perché qui fuori comincia a fare freddino. Il fienile. Ok, proviamo là. Ok, qui non è male. Oh mio Dio, le galline! Io ho il terrore delle galline! Oh, via! Dai, su! Ehi, Nick! Sì, che c'è? Come la TV in salotto è occupata dalle nonne, posso guardare l'episodio della dottoressa Peluche sul tuo computer? Dai! Sofia, te l'ho già detto tante volte che qui wifi non c'è e la linea internet non è un granché. Figuriamoci se riesci a vedere un filmato in streaming. Ah! Ok, grazie lo stesso. Oh mamma, adesso che faccio? Io non so dove andare. Ehi Jenny, che stai facendo? Ah, ciao Marty. Beh, sto cercando un posto tranquillo dove studiare, perché in casa regna la confusione. Oh, caspita. Il posto ideale sarebbe stato il fienile, così almeno mi sarei riscaldata un po' con il fieno, dal momento che qui fuori comincia a fare freddino. Ma ci sono le galline, io ho paura delle galline, sono brutte e beccano. Cosa? Hai paura delle galline? Che c'è da ridere? Non c'è niente di divertente. Molte persone hanno paura delle galline. Jenny, se le lasci stare, le galline non fanno niente. Ne sei sicuro? No, a me in questo posto sembra tutto così difficile. Beh, inizia col cercarti un posto tutto tuo, tranquillo. Questo, per esempio, è il posto di tuo nonno. Qui si appoggia su questo steccato e si rilassa. Il mio posto tranquillo lo avrei già trovato, ma ci sono le galline. Beh, se vuoi per un po' ti presto il mio posto tranquillo. No, grazie Martin. Vicino al lago fa troppo freddo per me. Ah,
Scusa, ma devo andare a fare una cosa. Buona fortuna. Eccoci di nuovo qui, galline. Ora ve la vedrete con me. Scusate, io mi siederei qui su questo fieno a studiare. Voi continuate a fare quello che state facendo. Ok. Uffa, che sfortuna. Beh, tanto vale che vado in fienile a giocare con i pulcini. Ehi, pulcini, siete qui? Jenny, che ci fai qui? Oh, ciao Sofia. Beh, io sono venuta qui per studiare. Ma tu non avevi paura delle galline? A dire la verità sì, ma le ho affrontate con coraggio e devo dire che ho trovato in loro delle compagne ideali, anche se sono piuttosto testarde ed altezzose. Mi ricordano qualcuno. E chi mai? E tu cosa fai qui? Volevo guardare le nuove puntate del mio cartone animato preferito, ma la TV è occupata e così ho pensato di venire a giocare con i pulcini. Oh beh, accomodati pure, Sofia. Sofia! Sofia! Ehi, ma questa è la voce di Nonna Rose. È meglio se vai, eh? Ok, ciao ciao Jenny. Eccomi qui. Sofia, sono riuscita a far andare il videoregistratore, così ti ho registrato il tuo cartone animato. Wow, nonna, grazie mille. Hai visto? A volte le tecnologie antiche servono ancora. Dai, andiamo. Ehi, Martin. Sì? Per caso hai visto mia sorella? È ora di cena e nessuno la trova. Sì, è nel fienile. Nel fienile? Sei sicuro? Sì, è andata là per studiare. Se vuoi ti accompagno. Ok. Qui fuori fa piuttosto freddo. Non so tu come fai con quella magliettina leggera. Meno male che mi sono portato la mia sciarpa. Dai, andiamo. Eccoci. Oh mio Dio. Jenny! Oh, ciao ragazzi. Jenny, si può sapere che ci fai qui? E guardati, sei tutta sporca di paglia. Oh, e qui poi, in mezzo alle galline. Noi odiamo le galline. Sono brutte, beccano e... Oh, mamma, che puzza! Oh, beh, in verità ho scoperto che non sono poi così male. Jenny, io non ti riconosco più. Ti aspetto fuori, eh? Ok, arrivo anch'io. Dai, muovetevi. Qui si gela. Ehi, Jenny. Sì? Oggi mi hai piacevolmente sorpreso. Beh, Marty, io sono come questo posto. Non sono male. Basta solo conoscermi un po'. Beh... Scusa, ma devo fare una cosa, eh? Voi andate pure. Ehi, sono ancora io. Volevo scusarmi per le parole cattive di mio fratello. Che ne sa, lui non ne capisce niente. Ci vediamo, eh? Ciao, girl!